stati canaglia sono esattamente gli stati non allineati con l'ordine mondializzato, che in quanto tali non hanno diritto di esistere, secondo la logica del discorso dominante, e devono essere inglobalizzati. Si procede essenzialmente, direi, in tre modi per inglobalizzare. Un metodo, direbbero gli anglofoni, soft, un metodo medio e un metodo hard. Metodo soft è il metodo della colonizzazione di, tramite l'imperialismo culturale. MTV, per fare un esempio, MTV è stata funzionale per la postmodernizzazione delle coscienze di un'intera generazione, l'odierna Erasmus Generation, abituata mediante canzoni e canzonette nella lingua di New York a metabolizzare l'inglese come sola lingua consentita, a fare propria l'ideologia della libertà come liberalizzazione liberal-libertaria e come odio verso tutto ciò che capitalismo non era, indistintamente liquidato come comunismo, fascismo, rosso-brunismo e così via, e ha di fatto educato le nuove generazioni al mito del cosmopolitismo permanente. La generazione Erasmus è quella, la parola Erasmus lo dico a beneficio di quanti non lo sapessero, reca nel suo stesso acronimo, che è un acronimo altisonante che si richiama Erasmo da Rotterdam, l'acronimo di Erasmus porta in sé la parola mobility, mobilitazione, fine del radicamento storico dei popoli, appunto, in posizione della mobilità permanente. Ecco, e poi l'ultimo, il secondo, scusate, dei due punti con cui il capitale produce questa inglobalizzazione, questa annessione dei popoli nel mercato unico, è il metodo medium, che è quello delle rivoluzioni colorate. Primavere arabe, rivoluzioni colorate tipo Ucraina, finanziate con foraggiamento costante da parte degli esponenti dell'elite finanziaria prima evocata, di modo che tramite sollevazioni del popolo ampiamente manipolato si abbattano i governi non ancora allineati e si favorisca la liberazione dei popoli, cioè il loro ingresso nell'ordine mondializzato mercatista.